Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, il collezionista, io sono Andrea e oggi vi porto una nuova video recensione Allora, oggi sarà una recensione molto particolare perché finalmente torna un'altra DX sul mio canale in questo caso non fa parte della mia collezione ma è stato uno degli ultimi acquisti del mio caro Picodario che ha recuperato veramente una doll eccezionale, la DX-08 Joker interpretato da Jack Nicholson nei vecchi film di Batman eh, di Tim Burton Hot Toys ha fatto una doll, anzi ne ha fatte due proprio di Joker questa qui è la versione classica con il vestito viola e un'altra che è un'altra di X, ancora, la DX14 eh, il Joker Mime che in questo caso però non ho eh, e come detto oggi vi porterò questa bellissima doll che è fatta veramente in un modo eccezionale allora, la scatola come le arte DX è sempre molto grande bella larga, lucente in questo caso abbiamo direttamente qui un'immagine frontale proprio del, di Joker Jack Nicholson, molto grande, qui in basso ne abbiamo anche un'altra, così di, di un po' di profilo. La scritta Joker DX08. Qui in basso i loghi Hot Toys di X e DC Comics. La scatola si mantiene molto, molto classica: abbiamo questo colore un grigio scuro, un po' metallizzato perché la scelta di questo colore di realtà non la capisco perché in fin dei conti il grigio ora non è che ha tanto a che fare col Joker stranamente però sui, su, sulla parte di sopra della scatola invece abbiamo il classico viola la scatola si apre come tutte le altre DX in questo modo ha un'apertura con delle calamite lateralmente qui al centro abbiamo questo disco una faccia di Joker, però più da fumetto no, del, del film Con la scritta e una frase celebre che lui dice proprio sempre nel film Qui in questo caso è in inglese Tell me something my friend you, you ever danced with the devil in the pale of moonlight? Che adesso non ricordo in italiano quello che dice Però è proprio quella che gli ripete spesso sia Joker eh, alle sue vittime Che Batman proprio a Joker alla fine Qui a sinistra, ora non so se si vede c'è un'introduzione proprio del personaggio di Joker nel film che qui sappiamo anche un nome, si chiama Jack Napier. Però, togliendo questo coperchio, all'interno troveremo Jack Nicholson, Alex Joker con le sue mani e dietro a quest'altro strato, ci sarà la base con gli accessori. Ora qui, questo foglietto, quasi quasi lo togliamo. Chiudiamo tutto e direi di passare adesso al pezzo forte. A tra poco, ragazzi. Ok, ragazzi, continuiamo con la doll, come al solito direi di passare un attimo agli accessori che sono importanti, come le classiche DX hanno tantissimi accessori di solito. Quindi, partiamo dal basso. Vediamo forse devo allontanarmi un po'. Allora, sono 4 6 8 mani di ricambio. Tra l'altro, prima quando l'ho spacchettato, ho notato questo è il primo una piccolezza forse uno dei pochissimi lati negativi della doll eh, come detto sono otto mani di ricambio però solo 3 per la mano sinistra e 5 per la mano destra tra l'altro le 3 per la mano sinistra sono tutte mani abbastanza aperte gest più gesticolanti quindi non tutti gli accessori che in questo momento state vedendo si possono tenere la maggior parte tutte con la mano destra eh, ma cosa strana ogni volta cose del genere, penso che Otto si potrebbe fare sicuramente di meglio. Perché, come detto, se uno vuole ricreare una posa in particolare, non la può fare perché non c'è la mano adatta. però, come detto, mani di ricambio. Poi, come accessori, abbiamo. Vediamo. Partiamo da questo qui. Questo qui è un piccolo telecomando che ho. Oh, forse è più un Walkie Talkie. Un walkie Talkie che lui usa nel film per comunicare con i suoi cagnozzi Qui un megafono. Molto grande tra l'altro completamente tenuto anche su questo arancione. Poi vediamo se posso spostarlo questo. Toglia un po' l'attenzione. Ci sono due revolver: uno è quello piccolo che vediamo proprio alla fine del film quando prende in giro proprio Kim Basinger eh, ed esce fuori la bandiera con la scritta Bang. L'altro che si vede un po' prima di questa scena, proprio quando Batman con il Batwing sta cominciando a uccidere tutti gli scagnozzi di Joker, lui tira fuori dal pantalone questo revolver con la canna lunghissima e gli spara. Poi qui un altro bastone che eh, usa anche Joker, tra l'altro eh, questo bastone è stato riproposto anche nella versione di Jared Leto, molto più tamarro naturalmente nei termini moderni. Però già anche il Joker di Jake Nicholson aveva un bastone del genere. Come altri accessori, adesso li porterò qui al centro. C'è una maschera antigas che vediamo nel film anche quando Joker va a fare visita proprio a Kim Basinger, eh, che nel film si chiama Vicky e gli manda un pacco dove all'interno c'è proprio questa maschera e c'è scritto mettila subito addosso e poi comincia a uscire il gas. Poi questa dentiera sorridente con una piccola molla anche all'interno, che si vede alla fine, del, alla fine del film, no? Sì, sì, alla fine del film quando combatte proprio contro Batman, se mi sbaglio, gli, fa, gli dà un pugno che gli fa saltare i denti ed esce proprio questa dentiera. Una carta del Joker, molto piccola naturalmente. Anche questa è ben rifinita. Poi dei dollari, sono in tutto due mazzi molto grandi, sono veramente tantissimi. Io ne ho messo adesso solo, eh, ho tolto solo un mazzo di dollari dal, dalla scatola perché tutte e due erano completamente uguali. Quindi lo ritenevo un po' superfluo adesso mettere tutte e due. Poi un accessorio molto grande, però che è ancora impacchettato, e che non lo spacchetterò perché questa qui, come detto, è una doll del mio amico Dario. Lui l'ha presa semi nuova o nuova, adesso non ricordo di preciso. E quindi ha voluto lasciare questo secondo cappotto molto grande, che si vede anche naturalmente nel film. Lui lo tiene verso la fine del film molto spesso ancora impacchettato, molto bello. Purtroppo, come detto, non posso mostrarvelo nel dettaglio perché è ancora impacchettato nella busta però per farvi vedere che è un accessorio che fa parte della scatola poi la base standard di Joker no standard standard per le DX molte eh, stand delle DX sono questo formato quadrato con la Joker, eh, con, la Joker <ride> con la scritta dei Joker MMS DX eh, in questo caso sarebbe 08 con i due fari laterali che si possono accendere con l'interruttore che è posizionato dietro la base il logo di Batman grande al centro questo qui è il classico logo di Batman che tutti noi conosciamo proprio dai, dal primo film che è stato portato da Barton al cinema di Batman e adesso passiamo a lui allora, ha queste scarpe tenute su un viola scuro sulle punte e poi al centro dove ci sono i lacci è tenuto più su un viola chiaro ha questo pantalone a quadri su verde e viola, veramente, questo qui a livello sartoriale eh, hanno fatto un lavoro veramente coi fiocchi. È eh, maniacale vede, il lavoro che c'è su questa doll. Come potete vedere, poi anche un, un gilet sotto questa, questa giacca da frac che lui praticamente usa qui, anche se è tenuta su un viola, devo dire. Confrontato ora così, ora è chiaro, il colore è differente, però ha, ricorda molto il Tuxedo uh, Joker. Forse hanno preso spunto proprio dal Jack, qui da Jack Nicholson per fare quella versione. Come detto, il colore è chiaramente differente però ha um, veramente uh, molte somiglianze. Ha un papione molto grande tenuto anche su questo um, uh, verdino. <ride> Con, con delle punte a puasa, non mi sbaglio, si dice <ride> poi un altro accessorio che non è attaccato direttamente alla doll. Il suo fiore che si attacca qui alla giacca ha un apposito gancio, proprio dietro il fiore. Si può attaccare nel taschino. Un altro accessorio che ho messo già direttamente lui in mano. Questo qui è un detonatore, credo perché ha anche un'antenna molto più lunga. Sull'altra mano ho messo altri dollari. Tutte le mani di Joker in questo caso sono tutti coi guanti, non ha mani senza, senza i guanti, intendo. Poi il suo cappello, che possiamo adesso anche togliere per mostrare meglio lo sculpt, E poi vorrei dire di avvicinarci forse ancora di più perché lo sculpt di Jack Nicholson fa paura, è veramente eccezionale. Qui si sono. Sono dati veramente da fare, il, il dettaglio per il volto di Jack Nicholson è, è veramente fa paura, sembra veramente vivo, come direbbe Diego una doll che ha un'anima in questo caso veramente, un'anima molto tenebrosa e, e squilibrata, <ride> ma veramente uno scarto da favola, è veramente bellissimo questo scarto forse fa parte no forse sicuramente fa parte dei scar più belli Toys in circolazione guardate che dettaglio non è da sia i denti che la bocca naturalmente questa qui è una dx quindi ha la funzione come tutte le dx adesso ve lo mostrerò di dietro si tolgono i capelli sono attaccati con la calamita e abbiamo la classica levetta per spostare gli occhi. Io infatti in questo caso li ho messi in una posizione un po' differente. Faccio guardare in questo caso leggermente a destra. Ora allora, faremo guardare direttamente al centro. Ecco. State sempre molto attenti con questo sistema perché la levetta del purse si potrebbe rompere, quindi dovete stare sempre molto attenti. Sempre movimenti molto delicati mettiamo di nuovo il cappello il buon jack e che dire è, è fantastico veramente è eccezionale questa doll soprattutto come detto lo scalto fa paura è perfetto non si può dire veramente assolutamente niente su, su questo scalto è assolutamente perfetto allora però adesso direi di allontanarlo un po', io l'ho messo adesso un po' in posizione con anche la gamba alzata perché per chi si ricorda nel film lui salta tutto il tempo, si mette tutto il tempo a ridere, è un Joker molto più, mh, più fumettistico, eh, quelli proposti proprio da, da Burton nei suoi film con questa atmosfera molto da cartone animato, eh, sempre con la neve di, di sera però eh, è stato come detto un successone all'epoca chi ha visto il primo Batman, questo qui è dell'89 eh, si ricorda che fu apprezzato sia a livello di, di critica che di pubblico però su questo qua poi ne parleremo in futuro ve lo porterò sicuramente nella chiacchierata del nerd però come detto questa doll è sicuramente eccezionale qui anche quest'altro suo cappotto che direi più una giacca da frac, dovrebbe essere. Veramente eccezionale. Come detto, peccato non posso farvi vedere l'altro cappotto molto lungo che lo copre completamente davanti, però la doll rende anche così. Quindi direi di parlare adesso e di passare alla parte finale. Intanto lo lasciamolo su di lui che questo, questo scalpo uno non, non rimane sazio, veramente se lo puoi guardare da qualsiasi prospettiva è bellissimo. Allora, accessori il top è una DX. Abbiamo tantissimi accessori. Eh, articolazioni è perfetta. Tutti gli abiti sono fatti in stoffa ehm, e ricreati benissimamente. Veramente, la qualità dei vestiti è, è super. Questo ve lo posso garantire. Ehm somiglianza che dire è, è perfetto Lui, questo è Jack Nicholson non, non, altro non si può dire è assolutamente sublime Nati, lati negativi l'unico che ho potuto riscontrare come detto è quello delle mani lo trovo una cosa un po è, è una sciocchezza ma perché non, non pensarci veramente non, non capisco perché devono mettere così poche mani da una parte e così tante dall'altra e Poter tenere alcuni accessori solo con quella mano in particolare, questa qui è una cosa però che capita spesso. Ma la Shadow toys, comunque, difetti veramente pochissimi su questa doll: sono piccolezze, quasi va veramente a cercare il pelo nell'uovo. Però, voto finale: questa qui per me è una doll da 9,5. E più, più di questo non posso dire, non è perfetta al 100%, come è difficile che esista una doll perfetta al 100%. Forse proprio sono le, le imperfezioni che la, che la rendono anche così bella. Però chissà, forse un giorno veramente ci sarà la doll che mi lascerà eh, senza fiato, fin dal primo istante. Questa qui ci è, è riuscita in parte, sicuramente, perché come detto, è una doll bellissima. Io un nuovo e mezzo non l'ho do spesso. L'ho dato forse fino adesso tipo due o tre volte. E guarda caso, hanno sempre versioni di X. Ma questo qui, con tutto che ha forse meno accessori di altre DX, già solo per lo scout proprio di Jack Nicholson eh, e il modo in cui è stato ricreato il suo abito è, è favoloso, veramente, altro non si ci può dire a questa doll. 9,5 meritatissimo, bellissima doll, io ringrazio Dario per avermi dato la possibilità di poter recensire questo suo magnifico pezzo della sua collezione perché... Io sono sincero, a me piacciono i vecchi film di Batman, però non sono adesso un grandissimo fan, anche se sono un fan, o lo, almeno lo ero, di Tim Burton. I primi film di Tim Burton erano qualcosa che eh, mi hanno fatto innamorare veramente dei suoi, de del suo cinema, del modo in cui lui vede il cinema, intendo dire non solo i Batman, ma Edward Money di Forbice, oppure Big Fish, eh, Nightmare Before Christmas. Per chi conosce questi film sa di cosa sto parlando, è secondo me un grandissimo regista, purtroppo negli ultimi anni. Ha perso molti colpi e ha fatto veramente dei film molti veramente molto brutti. Però, almeno, il passato non è brutto in questo caso eh, film godevole a me piace, me lo sono visto proprio da, ultimamente proprio da poco. Quindi, ragazzi, con questo è tutto. Io vi lascio, vi invito sempre a lasciare un like o un commento, a iscrivervi al canale, a dare un'occhiata un alla pagina Facebook Once Scale by il Collezionista. Saluto tutti quelli che mi seguono come al solito. Alla prossima ragazzi!